Allora, quindi una cinta, questo te certamente è una cinta, no, ecco qua. Una tasca interna, ma dobbiamo far passare da qui. Perfetto. Compro così. Grazie, molto gentile. Molto gentile, professionale. Quindi che devo. Arrivo. Silenti. Ole. Allora, tu hai tutto il materiale, giusto? Sì, signore. Tutto vicino alla signora. C'è un caldo. Eh sì, infatti, me l'ho levato pure io. Dopo vi disse. Allora, Anna Maria, dopo quando il disa. Vieni, Antonio. Ah. Allora, intanto ti dico che tu sei seduto qua. Okay. Serve se vuoi lasciare. No, senza che ti siederà, solo perché quando ci dà l'ok. Ok. Quindi, già mi ci sono sedute le altre volte, sì, una chiappa di culo sopra. E ti fai dare un signore. Sì, va bene. Vieni, allora, Anna Maria, lui è Antonio. Piacere. Fumettista, Anna Maria. Fumettista, mi diletto in disegnare. Bravo. In molti, diciamo, vabbè, come volete, Grazie. Salve, buonasera. Fammi salutare Luca. Ben arrivata. Vedi ora tutta questa cosa. Ma tu sei con noi? Allora super. Nonna, ma veramente vai là. Ma io sono contenta. Ma io sono una nonna sprint. Non sono mai uscita. Dice una nonna sprint. Veramente, un'esperienza bellissima. Bisogna fare un fumetto con la nonna sprint. Ma mi dica, cioè nonna sprint, quindi. È una nonna sprint. Sono bisnonna. Ma fa bisnonna, che cosa? Scusi, cosa fa per essere sprint? Okay. Scusa mamma, io non l'ho detto, niente. Invece non faccio niente, ci sono le basi, sono nata sprint. Ah, di carattere, sì, okay. Sono pure felice del mio carattere. Fa bene, fa molto bene. È una cosa bella, tanto. No, poi io ho una nonna un po' simile, solo che sta sempre un po' brilla, si chiama nonna Spritz, ma quella è un'altra cosa, è un altro tipo di. Perché c'è l'anteprima, voglio dire, qualche stupidaggine. Vabbè, ma che fa? Che succede? Niente, una cosetta, una stupida. Tra sprint e spritz. Vabbè, se puoi, se è accettabile. No. Era così. Come no? Ecco, c'è coi. Mamma. Ma questo signore che ci deve dire? Sono baciata prima. Questa era una sorpresa, non con gli altri. Cioè io, mamma mia. È una sorpresa. Sì. Siamo una sorpresa. Se c'è una ragione per la. È una sorpresa? A francobollo. Ma questa è una sorpresa stasera? È una sorpresa stasera questo? Non lo sapete. Vabbè, siamo una sorpresa l'uno per l'altro. Certo, che alla fine, insomma. Ognuno ha le sue. Sto riflettendo che sono dello stesso colore delle poltrone. Sì. Praticamente faccio un tutt'uno, pandan con poltrone e tappeto. Esatto. Mimetica, diciamo, allora, dai. Due paroline veloci, Lucone, poi dopo quando ci danno l'ok, Lucone lì. Insieme a Mara sarà qui. E poi invece abbiamo Anna Maria da quest'altra parte. Antonio, sei già lì, che ci sono tutte quante le tue cose. Lucia, non è che vi sto mettendo. Sì, un'indicazione per dopo. Allora, Lo dico ad Anna Maria. Sì. Ci possiamo accomodare? Allora, Anna Maria. Allora, ma qual è la telecamera che dobbiamo fare? Allora, un secondo, mi premeva dirlo ad Anna Maria. Allora, Anna Maria, quando parlerai con Paola, la tua telecamera è quel signore lì.
Ma buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show, il nostro appuntamento settimanale con le chiacchiere. Che altro vogliamo dire se non questo? Perché dobbiamo chiacchierare tanto questa sera come facciamo ogni volta, ma prima lasciatemelo dire, voglio ringraziarvi di cuore, tanto, tutti, perché la settimana scorsa so che ci avete seguito in tanti, non c'è stato un solo giorno che non mi abbiate fermato per strada, me e tutto lo staff di Consigli per gli Acquisti, per dire che ci avete seguito, per cui io non posso non ringraziarvi perché ce l'ho nel cuore, veramente fortissimamente grazie. E dopo questo vi dirò che questa puntata è imperdibile, abbiamo tante tante cose, non solo questa musica meravigliosa in sottofondo, la quale so vi state cominciando ad abituare, perché il nostro buon Alfredo Scogna ci sta abituando, ma vengo presto da te. Prima vi presento qui alla mia sinistra Mara Di Bartolomeo. Eccola qui Mara, buonasera e benvenuta. Attrice, con lei parleremo di improvvisazione, insomma tanta roba che ve lo dico a fare. E poi parleremo di fumetti, parleremo di caricature, parleremo e vedremo, perché con noi c'è proprio un fumettista e caricaturista, Antonio Masciantonio. Benvenuto Antonio. E poi è tornato a trovarci dopo un'estate che ci dirà che cosa ha combinato, che cosa avrai mai combinato. Lucilla Luciani, eccola qui, con un nuovo libro tra le mani, di questo dobbiamo parlare, lo faremo tra pochissimo. E poi signori, lasciatemi presentare, vero, cuore della famiglia nostra, Luca Pompei. Ma chi non lo conosce Luca Pompei, qui a Rete 8, amatissimo, odiatissimo, perché quando uno fa il giornalista lo sai che insomma, però noi ti amiamo profondamente, quindi sarai qui tutta la stagione, per punizione, tutta la stagione. Sapete che insomma lui, il nostro Fabio Di Cocco, Francesco Stoppa si uniranno le loro forze per tenerci compagnia in alternanza. E poi avevo fatto intanto il nome di Alfredo Scogna, che salutiamo e ringraziamo per questo bel sottofondo, per la sigla originale, per la canzone che ci farà sentire, per tutto il bello che offre di sé. Ma ora venite a me, datemi una telecamera, datemi, faccio come Funari, dammi a due, dammi a tre, o qual è? Tu, ok Francesco, grazie. Devo dire una cosa importante e lo ribadisco col sorriso e il cuore emozionato, perché da questa stagione, da questa seconda stagione di Consigli per gli Acquisti Show, abbiamo scelto di aprire le porte a voi. A voi, ma proprio quando dico voi, dico voi, sì, anche tu che sei davanti alla TV adesso e dici vabbè, ma io perché dovrei venire là a vedervi dietro le quinte? A parte che se volete anche quello è possibile, ma io vi voglio invitare proprio qui, seduti nel nostro salottino, per raccontarci la vostra quotidianità. Avete capito bene? Direte, ma la mia quotidianità è di che è fatta? Di piccole cose. Lasciatele raccontare attraverso il nostro spazio e vedrete che quelle piccole cose lasceranno tante briciole di emozioni lungo la strada. Io le vorrei condividere con voi, per cui il numero in sovraimpressione è quello buono da fare, c'è anche un indirizzo mail, contattateci e venite a trovarci, ne saremmo felici, così come oggi siamo felicissimi di poter ospitare qui Anna Maria Disidoro. Eccola qui. Buonasera Anna Maria, io non vedo l'ora di venire da te, ma ti tengo in calduccio, però una cosa te la chiedo. Dimmi. Emozionata da 1 a 10 di essere qui, quanto? 1. 1? Poco? Niente. Non sei emozionata? Oh, ottimo, quanto è bello, non sei per niente emozionata. Ma lei sta tranquilla, guarda. Tu sei tranquilla? Veramente. Ma lei sta a casa sua? No, io sono... Quante volte sei andata in televisione, Anna Maria? Figlia mia. Stasera. E non mi sei emozionata, non c'hai niente. Ansia da prestazione. No, niente. Ma che? Sto aspettando, che dovete dire? Ma dici come si fa? Sono però così. Sei felice? Tanto. Non sei allora felice da 1 a 10? Io 11. Sono contenta di me. Sei contenta di te? Sì. Come sono? Oddio quanto sei bella. Avete capito perché dovete stare lì? Veramente. Dove volete andare? Sì. State lì perché conosceremo meglio Anna Maria e il suo mondo. Luci, ma si parla davvero mentre io sto andando? Io mi devo parlare pure in abruzzese perché me lo tira. Lei scrive in abruzzese, io con lei comunico così, sappiatelo. A Luci.
Ma tu lo sai che io sono la monella di Rete 8? Io lo so che sei la monella di Rete 8, però tempo a te, vabbè, vengo da te, c'hai fretta. No, c'hai fretta. Fai prima lui. Che? Che succede? No, niente. Niente, ma come devo fare io qua? Mantenere l'ordine in questo spazio, ragazzi, è veramente sempre più difficile. Lucilla, che estate hai trascorso, che non ci vediamo da qualche mese? Allora, io ho trascorso una bellissima estate al mare, sono stata in Sicilia. Ah, che meraviglia. E mentre ero in Sicilia pensavo al mio libro. E quindi il professore Ranalli mi ha mandato la fotografia e mi ha fatto vedere questa bellissima creatura. Lo salutiamo creatura. Il professore, perché dietro le quinte, certo, ti ha seguito, non ci certo. molla. Veramente sono molto grata alla Proloco di Rosciano, sì. che si è adoperata per pubblicare questo libro. E il professore Ranalli, che mi ha conosciuto, è stato proprio il primo. Che non sa ancora niente di te, probabilmente. Sì, perché... lo sa, però non sa che sono monella. Scherzo, ecco. non voglio terrorizzarlo. Senti, ma a parte gli scherzi, quindi un'estate in Sicilia, a mare, ti sei rigenerata, hai scritto? Sì, ho scritto. Ma questo libro l'avevi già scritto prima? No, questo libro l'avevo già scritto. Era già pronto, io mi ricordo che quando ci siamo lasciati hai detto. È vero, ogni tanto venivo e dicevo qualcosa. È pronto. Però mi sto preparando per il prossimo libro, ecco. Di già? Sì. Fammi parlare di questo, ma parliamo almeno di questo. Con calma, anche perché ritenne scrivenne. E Lucilla scrive. È tutto un programma. Tutto un programma, hai riso molto scrivendo questo libro? Sì, cara, sai perché? Perché? Perché in questo libro dedicato a Cerratina, almeno da parte mia, che è il tuo paese natio, è il mio paese natio, ho messo tutti i miei paesani. Si sa che poi nel paese veniamo chiamati con il soprannome e quindi molto affettuosamente. Qual è il tuo? Il mio è Piscitil, che tradotto sarebbe Lucilla dei Pesciolini. Lucilla dei Pesciolini. Perché c'avevi i pesciolini? È come la marchesa del Grillo. E io sono la marchesa di Piscitil. Ma perché avevi i pesciolini? Sai che generalmente... Nel pozzo. Ah, nel pozzo. Avevi cioè, questo soprannome pozzo. Era della mia nonna. Sì. E non era proprio della famiglia. Almeno io mi sono informata di questo. Sì. Non era proprio della famiglia, ma di una famiglia vicina che aveva il pozzo con i pesciolini. Ah. Ora, siccome c'erano parecchi nomi uguali, per non stare a dire Saluciti, certo. qua, di là, di Piscitil. Sì. Noi eravamo, tu pensa, Città Sant'Angelo, la razza dell'Uccillette. Perché mio nonno fuori casa aveva gli uccellini e quindi noi eravamo la razza dell'Uccillette. Si usava una volta dare questi nomignoli. E quindi? Con questi soprannomi. Sì. Li hai citati. Allora, vogliamo dire una cosa? Quasi io questo tutti. Libro non l'ho letto perché tu manco il PDF mi hai mandato, diciamolo brutalmente. Io non so di cosa stiamo parlando. Che tipo di poesie ci sono, ma tanto conoscendo. Sono Monella, ma tu lo sai. Monella bella, conoscendoti, io so che ci emozionerai e ci divertirai. Sì. Perciò riten e scriven. Ecco. Vabbè, quindi li citi tu un po' tutti? Tutti non penso. Allora, tutti no. Più perché, caratteristici, più importanti per te. Ci sono più poesie dove ho suddiviso e poi nel prossimo libro ci sarà l'altro blocco di paesani. Ah, hai capito. Ma poi cambierai anche poi passi a Rosciano dopo, che fai? No, quelli di Rosciano parlano di Rosciano, quelli di... Ah, ognuno parla dei suoi. Ognuno parla, sì, perché in questo libro non c'è solo la raccolta delle mie poesie, c'è anche la raccolta delle poesie di autori come Vincenzo Orsini e Giuliano Olivieri di Rosciano, Carla Palanza di Cuglioli e Fabio Pietrangeli di Nocciano. È una raccolta di poesie dialettali, ognuno porta le bellezze del proprio paese, perché l'Abruzzo è bello. Dai. Lo viene a dire a noi? A casa dei ladri vuoi venire a rubare? A rubare. Ce lo vantiamo l'Abruzzo forte e gentile. Senti, ce la leggi calda calda una poesia? Allora, guarda, una poesia, questa è mezza cantata e mezza recitata. Perché c'è questo nomignolo quando per esempio incontri un bambino per poterlo farlo ridere, oppure non so, uno si nasconde e gioca a nascondino, no? E tettete, oppure cicchete, oppure cicchete. Allora, con queste cicchete e ciacchete ho creato questa poesia. Ti ascoltiamo. Allora, e questo è un saluto per le paesane. Cicchete, 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 cià, vi le vuoi proprio cantà. Sono Lucille della Cerratina e vi saluto in un bellinchino. Cicchete, 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 cià, mi davete al salutà.
Vi saluto una canzonetta, vi saluto la mano stretta, vi saluto pure riten, a sti paesani sempre contenti dentro lo cuore di San Vincenzo. Per arrivare a questo bel paese ti da sai una bella costa, a monda lo stradone ti vè pure lo fiatone. Cicchete, 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 cia, e li cosse ti sa stracche, cicchete, 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 cia, chiudi la bocca e narfiata. Muovete a camminare e le forze ne spreca. Cicchete, cicche, cicchete, cia, bella gente, ciao, ciao. Lo saluti, stinga aspettà, non baci a pizzichilli che ci faremo in ghillucil. Ciao, ciao alla cerratina, ci arvediamo domani mattina, per la strada, cicchete, cia. Iete candenne, parlenne e ritenne, casema na potenza, belle paese di San Vincenzo. E cicchete cicche, cicchete cia, bacio bacio e ciao ciao. Ma che meraviglia, brava. Ma brava, Lucilla Luciani, applausi. Grazie. Applausi. E Lucilla, ma io quando hai detto un po' cantato, io pensavo cantare le poesie, no? Si dice cantare le poesie, ma pensavo... Così. Proprio l'hai cantata e l'hai cantata. Sì, l'ho cantata. Mi canti pure tu. Io ti lascio scrittrice, ritrattista, cioè, qua e là, ma pure cantante. Sì. Niente, non ne hai mai abbastanza. Il professor Ranalli mi ha conosciuto cantando. Io siccome canto in un coro, fra il primo e il secondo tempo eravamo andati a cantare a Rosciano. Ho recitato delle poesie e lui era presente nel pubblico e mi ha ingaggiata. Hai capito? L'hai colpito? Sì. Hai anche capito? Perché insomma ci sono, ecco, le mie poesie sono tutte scherzose. Io se riesco a strappare un sorriso, sono felice. E ci riesci sempre, Lucilla, che brava. Questo che sei. È importante. Senti, mi dici una cosa, in questa fase della tua vita, quali sono le emozioni che più ti ispirano? Cioè, sei più riten, sei più scriven, come ti senti? Diciamo in questa che sono eclettica, a momenti sto a scriven, a momenti sto a dipingendo. Sei un po' bipolare pure tu. Sì, sono bipolare. Siamo tantissimi. Però sempre riten. Sempre riten. Brava, spirito leggero. Sì. Senti, leggo che questo libro contiene poesie composte, illustrate e video interpretate da te. Sì. Che vuol dire? C'è un CD? Allora, c'è un codice QR. Ah, un QR code? Sì. Che si fa? Si fotografa e si sente recitare la poesia. Tra l'altro non è solo recitata da me, alcune poesie sono anche recitate da altre persone di paesi diversi, in modo che si può ascoltare la stessa poesia recitata con gli altri paesi limitrofi, Civitaquana. Ma ti sei modernizzata, cioè mi fai i libri con Rosciano, QR code. Ma che ce l'ho lasciata 10 minuti da sola? Mi è diventata una donna moderna. Mannaggia quanto stai avanti. Quanto stai avanti, Lucilla. Anna Maria, ti è piaciuta la poesia che ha letto? Sì, tanto. Ti è piaciuta? Sì. Ma la conoscevi, Lucilla? No. No. Una scoperta. Hai visto quante cose si scoprono venendo qui? Ma anche per me è stata una scoperta. Lei, appena l'ho visto, ho detto: è bellissima. È incantevole. Oh, signore. È incantevole. Veramente. Grazie, con tutto il cuore. Mia. Senti, Lucilla, adesso ci sarà una presentazione alla quale tieni tanto, quindi diciamolo con convinzione che dobbiamo invitare i telespettatori a venire, ovviamente a Rosciano. Sì, cara, allora, di tutto, domenica, il 20 ottobre alle ore 16:30 presso la sala consiliare del municipio di Rosciano ci sarà la presentazione della mia creatura, di questo libro Riten e Scriven. Quindi siete tutti invitati a partecipare, perché mi fa piacere vedervi tutti nel pubblico, sorridere insieme, strapparci un sorriso, perché la vita è bella e così seria che bisogna prenderla per scherzo.
Brava, hai detto alle 16.30? Sì. Sei stata, me sì, lo so sì, persa. Bene, nella sala sì. consigliare del comune di Rusciano ci sarà il sindaco. Sì, il sindaco. Simone Palozzo, la Proloco, allora. L'editore Nino Pallotta e sì, altri. Sì, sì, l'ingresso sì. è libero, siete tutti invitati, andate a sentire dal vivo le poesie di questa mattacchiona. Poi mi presenterà lo storico linguista il professor Fausto De Santis sì. e la professoressa Elena Malta, che ha provveduto alla revisione dei testi. Poi ci Brava. Tenevo anche a salutare, sì. In questo codice QR hanno recitato Patrizia Rapattoni di Cepagatti, Antonella Diodati di Civitacquana e Ada Ippoliti di Rosciano. Bene, grazie a tutte. Quindi, per aver collaborato sì. a questo libro, sì. ritenne, scrive nel quadro, fallo vedere, bello bello. In copertina è il quadro che ho dipinto io. Proprio ritenne scrivendo. È vero, questo sono l'hai le vibrazioni, così, sì, tutte SS, le vibrazioni del ridere. Bei colori. Sì. Bello, brava. Brava. E grazie, vi aspetto. Un artista multitasking, ma guardate che viso dolce che ha, ma lo direste mai che da giovane imbrattava i muri? Ora che mi sono ricordata paesani... questa cosa oggi, mi è tornata in mente. I paesani se lo ricordano bene. Ovunque mi arrivava la mano c'era un disegno. Ma tu ti rendi conto? Cioè, tu la vedi, capisci? Dici, ma che brana poetessa. Che bella poetessa. Bambina. Che bella bambina, criminale. Una criminale, lo sai che è un reato, non si può fare, Luca. Vabbè, ma ai tempi miei un reato. Mi sembra di averla vista sì, anche sì. qualche volta in Curva Nord. Sì. No. Sembra, sei tifosa, no. Lucilla? No. No, io per di carità. Calcio, di calcio no. Cioè lo sport in genere no. No, per carità. Io sono pigra. Il mio sport è ti piace quella... mangiare, il tuo sport è a tavola. Quello. Lasciamo perdere. Senti, a proposito, prima di salutarti, nelle note di copertina leggo che sei pastellista. Sì, cara. Cioè roba di pastelli, allora, roba di sempre io, di... La mia specializzazione è con il pastello. Uso tutte le tecniche per dipingere, però il pastello è quella che mi la tecnica okay. Quindi, più, diciamo mi la tecnica che usi sì. di più. Ok, ok. No, ci pensavo scarabocchiare meglio. Pensavo c'entrasse con la pasta, con sta roba. È una pastella, una pastella di cibo. Invece di pastella. La pastella fritta, sai quella roba buona. Va bene. Sì, ci siamo ma capiti. Adesso, andiamo a parlare di cose serie, scusami sì, Lucia. Con le monelle. Con te so di poter scherzare, sei di casa. Vogliamo parlarvi adesso di una, ma come la posso definire? Un'arte? Arte. Vada sì. per arte. Vada per arte. Parliamo dell'arte dell'improvvisazione. Guarda che ci tocca improvvisare tutti i giorni, eh? È vero? Assolutamente sì. E bisogna prepararsi. La vita ci porta a improvvisare di continuo. Perché parliamo di questo con Mara Di Bartolomeo? Perché, ma allora intanto facciamo una cosa. Ricostruiamo un pochino la tua biografia, cioè presentiamoti come Dio comanda. Allora, tu sei nata a Chieti, poi però ti sei formata fuori regione, sì. sei tornata in Abruzzo nel 2013. Intanto, dove e in cosa ti sei formata? Allora, la formazione, diciamo, di studi, sono laureata in psicologia, come psicologa del lavoro e delle organizzazioni sì. in Urbino. E vado avanti io o... dopo questa formazione per lungo tempo ho lavorato come consulente di formazione per la selezione e la formazione per l'appunto del personale. Tutta roba noiosissima. Tutta roba, no, meravigliosa, stupenda. Bene, no, vedi no, come no. Da dove guardi il mondo tutto dipende, diciamo. No, ma credo Va che bene. La valorizzazione delle risorse umane sia sì, veramente una risorsa, non so, è un dono. Certo, senza dubbio. Poi hai fatto il dottorato di ricerca sì, in management dell'innovazione con una tesi sul teatro d'impresa e qui tradisci già il tuo sentimento per il teatro. Il teatro l'hai scoperto a 16 anni? A 16 anni, ho avuto la fortuna sì. Durante un laboratorio teatrale organizzato dalla scuola di incontrare e impattare con Dario Fo. Quindi avevo 16 anni e per me era un uomo grande, gigante, semplicemente pieno di denti.
perché ho questa immagine di lui, io non sapevo minimamente chi fosse, quindi quando un uomo pieno di denti, sì, guarda, stupendo, che era lì che parlava e ero sul palco del circus, del teatro a Pescara, lo guardavo esterefatta, ovviamente a quell'età non sapevo bene chi fosse, penso che mi abbia alquanto condizionato, colpito sì, la vita. Se sei qui a parlarne dopo un tantinello di anni, decisamente sì, decisamente sì, anche perché da lì poi il mio interesse, la mia passione per il teatro è sempre cresciuta sempre di più. Ho frequentato prima laboratori qui, accademia, tanti altri corsi e continuo ancora adesso oggi a formarmi. Quindi continuo a fare formazione, certo, continua assolutamente, perché credo che non si smetta mai di mettersi in gioco e di imparare, soprattutto nel nostro settore. E l'ultima formazione l'ho fatto presso la scuola di Lecoq a Parigi con Pierre Bilan, che è l'ultimo, diciamo uno degli ultimi clown in vita rimasti, che ha 83 anni, è entrato insomma nella sala dove facciamo formazione, è entrato e ha dichiarato queste due parole per le quali io sono rimasta alquanto scioccata. Ha detto: "Bonjour, siamo qui per fare ricerca." Ha 84 anni. Capito? Quindi quando ho detto che lui ha 84 anni, ha ancora voglia di fare ricerca, io mi inchino di più. I giganti, giganti. Quindi... 84 anni mi devono cercare. Tu sei ricercato. Ho ricercato. Io un po' prima, secondo me, si va avanti così, Luca. Quindi l'interesse, diciamo, per coniugare la formazione come psicologa del lavoro e affiancandola al teatro è venuta fuori per via di questa mia passione. Che bello. Sempre di più formalizzandola poi con una ricerca e con uno studio sul teatro d'impresa. Arriviamo anche al teatro d'impresa, arriviamo al teatro d'improvvisazione, arriviamo tutto, a tutti i teatri che vuoi, ma prima toglimi una curiosità, ma tu sei anche un insegnante. Tutto questo, la primaria, sì, ma tu sei la maestra, sei la maestra Mara. Cioè, sono presente, sono io, la maestra Mara. E tra l'altro, quando ho detto ai miei alunni che sarei venuta in televisione, erano... Ma li salutiamo, che classe è? Assolutamente, saluto. Ho due classi, sì, sono due quinte. A Chieti? Saluto, San Giovanni Teatino. Quindi li saluto caldamente. La quinta? Quinta A e quinta B. Di San Giovanni Teatino, un saluto da tutto il regno di consigli per gli acquisti show. Che bella bambini. Sì. Speriamo che siano, a quest'ora magari sono già crollati. No, una risorsa per me, una fortuna per me poter crescere con loro, perché è quello, certo, che è quello energia che viva. Energia pura. E con loro devi improvvisare di continuo, immagino. Che prevedere tutto quello che fanno i bambini mi sa che non è proprio cosa fattibile. Totalmente. Ecco, sì. Tornando al teatro di improvvisazione, allora mi piacerebbe, Mara, che tu ci facessi capire a che serve. Al di là del fatto che l'esperienza artistica, no? Tante sono le esperienze artistiche. Quanto dura la trasmissione? Perché da parlare ce n'è. E allora, l'utilità, quindi rispetto alla domanda, cosa serve? Poi ci dice anche cos'è. Magari che forse partiamo lo da cos'è, allora, partiamo da cos'è, che forse è meglio. Allora, l'arte dell'improvvisazione è quell'arte che prevede di mettere in scena, sì, una performance, sì, immediatamente, sul momento, in maniera del tutto estemporanea. Nel senso che noi siamo abituati, conosciamo il teatro più tradizionale, quello che viene fatto sulla base dello studio, della lettura, della ricerca su copioni, testi. Sì. Quello che invece noi facciamo come improvvisatori, è quello di mettere in scena immediatamente una storia. Così, ma si parte da un qualcosa? C'è un'origine della storia o ci si butta e ognuno si inventa? No. Allora, per tornare a Dario Fo, recitarlo di nuovo, l'arte dell'improvvisazione, diceva lui, sì, che è l'arte più scientifica che ci sia.
Per quanto quindi si possa immaginare che la parola improvvisazione sia alle volte associata al termine approssimazione. Sto faticando a pensarla a fianco alla parola scientifica, sono un attimo, sono lì che sto elaborando, mi sto riprogrammando il cervello. È riferita al fatto che ovviamente esistono tecniche per poter improvvisare finalizzando l'improvvisazione alla performance. Cioè quando parliamo di improvvisazione, quello che hai detto tu è assolutamente giusto. Ognuno di noi nella vita improvvisa continuamente, cioè noi non sappiamo mai quello che accade, quello che ci accadrà, quello che potrà accadere. Certo, è tutto un docoio-coio, la nostra vita. È tutto... cioè, proviamo a programmare le cose, a pensarle, a pensare a tutto ciò che può accadere, no? Possiamo immaginarle. Possiamo immaginarle, ma non è detto che poi possano accadere, quindi sicuramente nella vita ognuno di noi improvvisa, ma quella che è l'arte dell'improvvisazione, quindi riferita ad un momento di performance artistica, è l'improvvisazione finalizzata a far sì che poi quello che viene rappresentato ed improvvisato funzioni sul piano della, diciamo, della performance artistica. Sì. E che quindi il pubblico che vede un momento di teatro improvvisato ne fruisca come momento di gradevole, piacevole ed emozionante. È tutto chiaro ed è immaginabile. Quello che mi domando a questo punto, allora, chi nasce già con un talento, no? Si sa, ci sono persone che hanno la parola pronta, la battuta pronta, è lì, no? Chi no, come si impara? Cioè, come si impara a improvvisare? Perché se uno ce l'ha, non ce l'ha, da dove esce? E qui subentriamo Luca, noi. Come si fa a improvvisare se non c'è? Io dopo, se mi dai due minuti, perché io credo di essere uno dei più grandi fan del match improvvisazione. Veramente? Di Mara di Bartolomeo. Vai a vederla spesso? Assolutamente sì. Ma sì? Ma l'hai fatto magnifiche. Anche tu, teatro? No, io... E perché no? Prendilo, puoi prenderlo già stasera, no, portalo con te. Però poi ti dico la mia sull'utilità dell'improvvisazione teatrale. Va bene. Io ho risposto alla domanda di che cos'è, adesso passiamo all'utilità. Passiamo all'utilità, anche perché io ce l'ho qua, sto per chiederti di alzarti e improvvisare, sappilo Mara, Siamo pronti. Oddio, sempre che curiosità. Pronti, sempre Vai, pronti. Intanto dimmi a che serve e poi ti puoi alzare. Ovviamente l'utilità su un piano, se immaginiamo di, adesso per rispondere anche a Luca Pompei, esistono corsi di improvvisazione teatrale, sono quelli che ti permettono di acquisire degli strumenti grazie ai quali velocizzare la tua capacità di essere più risolutivo su un imprevisto piuttosto che attivare quella parte di problem solving che noi abbiamo. Quindi è più che altro un allenamento a creare, in questo caso sul momento, storie e mettere in scena. L'utilità sulla performance ovviamente è legata anche al più allenamento si fa e più poi... Cioè, quindi si può allenare la mente, si può allenare a cercare tra le tante informazioni che abbiamo quella giusta al momento. Quella giusta, come, quando. Ovviamente c'è dietro un grandissimo lavoro. La soddisfazione più grande che abbiamo quando facciamo degli spettacoli e il pubblico viene è sentirci dire no, quello era sicuramente preparato. E questo a doppio taglio, perché Per chi è timido e introverso l'ostacolo è maggiore? Se la motivazione è alta. Se la motivazione è alta. Questo è un po' un principio. Okay. Più la mia motivazione è alta e più tutto quello che è la parte di, chiamiamola, introversione piuttosto che timidezza viene azzerata. Sul piano del percorso umano, nel senso che quando mi chiedi, Paola, a cosa serve l'improvvisazione, serve sicuramente a spingerci, a predisporci a metterci in gioco, accogliendo tutto quello che ci accade. Spesso noi siamo portati a dire che le cose che ci accadono nella vita, gli diamo spesso una connotazione, perché mi è successo, piuttosto che proprio a me, o se per esempio... Perché poi col famoso senno di poi, se tornassi indietro farei diversamente, però quando ci accadono le cose esce fuori, no? E invece, quello che riusciamo a improvvisare. Assolutamente, così, e invece nel caso dell'improvvisazione gioca proprio sul fatto di trasformare anche poi un po' nella vita tutto quello che ci accade come una grande opportunità, anche se poi sul momento viene vissuta come un, passatemi il termine, momento di
sfiga piuttosto che sì, che cosa mi sta accadendo. Quindi ci chiediamo pochi perché e siamo, quando si improvvisa, agiamo sulla reazione a quello che accade senza necessariamente mettere in atto tutta quella parte di pensiero. È impegnativo, che tante volte... è impegnativo, però è un regalo che si fa a se stessi, perché poi tutto appare magari in maniera diversa. Prego, poi ti lascio aggiungere quello che volevi, Luca. Immediatamente. Stand up, allora, voglio proprio una prova provata. Prova pratica, dai, vediamo come si l'unica, improvvisa. L'unica cosa che, visto che me l'hai chiesto, è necessario che noi... come hai chiesto prima, ma si improvvisa d'amblè, sì, o abbiamo bisogno di qualche input, qualche stimolo? Te lo diamo noi? Perché sì, io posso, che dobbiamo fare? Visto che è vicino a me, che sento l'influsso. Ma non vi siete messi d'accordo, vero? No, perché no, io vi caccio, io vi separo, non vedo Luca da tanto. La improvvisazione è... E anche ci sono delle cose di lui che non so, quindi adesso vado subito a chiedergliele. Le posso, piace. Luca? Bene, indaghiamo. Intanto mi giro un pochino, perché finché non sfasci lo studio. Mi rivolgo a Luca. Finché non scopri la luce dietro. Luca, vorrei sapere due o tre cose di te e poi, sì, e poi andiamo di improvvisazione. Vai. Allora, io so che sei un giornalista. Sì. Molto bene. E Luca, vogliamo sapere, dichiarato a tutto il pubblico di Rete 8, un tuo pregio e un tuo difetto. Allora... Posso dirgli? pregio, credo, la generosità. La generosità. Sì, molto. Il difetto, la generosità. Molto bene. No, scherzi a parte. Il difetto, ecco, proprio parlando di improvvisazione teatrale, è la scarsa autostima. La scarsa autostima. No, tesoro, ma questo non me lo dovevi dire. Sì, ci dobbiamo lavorare, sì, va ma bene? Se mi dicevi vieni a fare psicoanalisi, io mi preparavo, io adesso no. Caschi male per quanto la formazione da psicologa, aiuto. Ok, quindi giornalista, pregio, generosità, difetto, sempre generosità e barra bassa autostima. Sì. E, Luca, una cosa che non so, che cosa guardi in una persona quando la vedi, ti impatta, che sia uomo o donna, che cosa ti colpisce, cosa ti piace? Non dirlo. Siamo in fascia protetta. Siamo sul serale, penso. Guarda, scherzo. Tutto ciò che non si vede. Di tutto solito una persona, bello, una persona. Bello. Mi colpisce quello che mi trasmette. Scusa, ma l'improvvisazione è quella, no, perché io la faccio da 30 anni. No, tutto le domande così, non... capito? No, era solo per raccogliere input, quindi tutto ciò che non si vede. Ok. No, perché non abbiamo 6 ore, Mara, così abbiamo fatto. Mi alzo un po'. Bene. Allora, quello ma che perché? Vedremo. Quello che farò adesso è per onorare la presenza di Luca e chiederò al maestro Alfredo un sottofondo musicale romantico. Perché quello che farò è una dichiarazione d'amore. Oddio, mi si emoziona. Tutta improvvisata per Luca Pompei. Aiuto. Wow. Momento di grazie. È uno speed date. Oddio. Diventa rosso come il tappeto. Luca Pompei. Oh. Io non so bene chi sei, ma dopo questa breve intervista ho scoperto che fai il giornalista. E che dire di quei tuoi momenti in cui non ti senti quasi di essere all'altezza? Ma no, Luca, hai così tanta bellezza. E Luca, io, ecco, per dichiararti tutto quanto il mio amore, come dire, ti faccio avere il mio IBAN, in modo tale da poter soddisfare il tuo senso di tanta generosità, e io accolgo tutto quello che tu mi dai. Sì. Oh, Luca Pompei, adesso che so un pochino di più chi sei, io qui a Rete 8 vorrei concludere questa dichiarazione con il botto e darti in ogni momento tutto il mio sentimento.
Brava, me l'hai emozionato. Mi sono innamorato. Mara Di Bartolomeo, me l'hai innamorato. Non lo so. Che bello, cambiamo programma, facciamo questo da oggi in poi. A parte l'Iban, devo dire che... è solo per accogliere la sua... Che bello, io voglio fare un programma di dichiarazioni d'amore. Che meraviglia, che dici, vogliamo farlo? È bello, bello. L'amore deve vincere sempre su tutto. Ecco, buoni sentimenti. La prima cosa. Quindi su cosa si gioca? Su delle piccole informazioni che vengono ovviamente poi arricchite e sul momento gli si dà appunto un, no, un, se vogliamo, che meraviglia. Un Luca, che hai provato? In questo momento? Sì, sì. Scusami, guarda quella che mi va parlando. Ma l'hai capito che siamo a fare un programma? La vedrei bene. Ma guarda che incredibile. Ma io Lucilla la vedrei bene. A fare l'improvvisazione. Mette un caos là dentro, guarda. Guarda. Ah, perché lui sta facendo le caricature. Ragazzi, cosa vedremo dopo? Oh mio Dio. Antonio, come va? Procede? Procede. Non svelatelo. No. Francesco, che fai il primo piano? Non svelatelo. Non procede male, eh? Non hai detto che procede male. No, ma infatti no, procede bene. Non hai detto nemmeno che procede bene. Ah, non hai detto. Basta. Però procede, l'importante è che non ti sei arenato, mi stai andando avanti con le caricature. Luca, che hai provato? In questo momento in questo momento, ricevere questa dichiarazione, vabbè. Io stravedo per Mara. Sta nascendo un amore? No, vabbè, ma siamo talmente amici, certo. E poi lei è bravissima, talento, competenza, e io ho seguito tantissime serate di match. A proposito, mi sono scordata che devi dire a che serve il teatro, stai tranquillo che te lo faccio dire. Però a proposito, chi volesse seguire, c'è un match importantissimo. Troppo importante. Dunque siamo ripartiti da pochissimo con la nostra stagione teatrale e il primo Jovetic fatto il 10 Jovetic perché Jovetic. Noi siamo però non state quindi... benissimo, no, Jovetic per me non state proprio in salutissima. Sì, facciamo teatro in corso è TIC, diventato Jovetic, va bene, cioè, accettiamo Jovetic come evento in cui facciamo una serata di cena e spettacolo presso... si mangia pure. Allora non è così, Mara, è che infatti, dobbiamo pubblicizzare sold out. Allora che pubblicizziamo, facciamo venire il rododendro alla gente presso la posso dire non lo so, pizzeria Vecchia Pescara. Mara, non potevo dire. Non lo potevi dire, no. Non lo potevi dire, ma consigli l'hai detto. Consigli per... ho capito, ma gli acquisti, cioè i consigli li diamo noi. Allora, per sapere solo quindi dove il consiglio è 13 dicembre, match in sala Petruzzi che è piena, quindi statevi a casa. Però poi ce ne saranno altri, quindi seguite teatro in corso. Perché bisogna seguire teatro in corso? Perché a che serve, Luca? A che serve? Intanto, è tanta roba l'improvvisazione teatrale, perché si esce in qualche modo da una sorta di comfort zone. Lei lo diceva prima, Mara, nel teatro vero e proprio ti danno una parte, tu studi la parte e la reciti. Nell'improvvisazione teatrale non è questo conforto della parte, di un testo, ma sei chiamato a metterti in gioco totalmente, in un'epoca in cui, a mio avviso, abbiamo un po' perso il gusto di metterci in gioco. Viviamo nei nostri gusci, tra le paure di tutto ciò che ci sta accadendo intorno, ecco la possibilità di mettersi in gioco e anche imparare in qualche modo a essere resilienti, perché sul palco io vedo Mara, Luca, tutti quelli di teatro in corso, vedo in loro davvero la capacità, in un momento in cui ti arriva l'input e tu a quell'input devi rispondere con una performance, la capacità di essere resilienti, cioè da quell'input non avere paura, non nascondersi, non scappare, ma mettersi in gioco davanti a una platea. Ed è questa una capacità che acquisisci con il tempo, ed ecco perché io consiglio a tutti di seguire i corsi di TIC. Bene, consiglio dato. E anche da spettatore impari tutto questo. Deve essere molto divertente, tra l'altro, vedere le persone in difficoltà. Un po' di godimento anche quello, no? Allora, state qui, consigli per gli acquisti, poi torniamo, tanta roba. Non vi muovete.
oggi batte luna, tu sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita, tu che esci con le amiche, io che resto qui a pensare, se è poi vero per davvero, o ti vedi con qualcuno, guardo un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangio e provo a immaginare le tue mosse e le parole, è che sono un po' geloso, ma ti amo per davvero, sì vabbè l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Banane, lampone, chi c'era con te? Io sono il tuo amore, sei solo per me. Apro un libro di avventure, c'è una nuova distrazione, poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare, è che sono stai nervoso, sono le due tu sei lontana, quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Maria, ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone, faccio finta di dormire, e tu invece vuoi parlare, sono stato a chiacchierare, ogni tanto sai ci vuole, hanno tutte dei problemi, per fortuna io te amo. E banane, lampone, chi c'era con te? Io sono il tuo amore, sei solo. Tu non hai idea quanti ricordi hai sbloccato con questa canzone. Io veramente mi sono ritrovata sul palco insieme a Gianni Morandi a cantare Banane. Mi sono ritrovata, sono salita, dai, lo dico. Mi sono arrampicata, avevo 18 anni. Luca, non mi guardare così, sono sempre io. Avevo 18 anni, sono salita sul palco, mi sono ritrovata sul palco con Gianni Morandi a cantare questa canzone. Il giorno dopo, sai cosa c'era scritto sul quotidiano Il Centro? Lo sapete cosa c'era scritto il giorno dopo? Una ragazza sale, è stonata. Ma come mi siete messi? È tutta la vita che ce l'ho qua. È stonata. Buona, va. Devo dimenticare di picchiare. No, però per svelare che io sono da follemente innamorata di Gianni Morandi, da sempre. Basta, vabbè, ci avete delle facce. No. È brutta, ho detto una cosa brutta. No, no, è bravo. È vero. Ah, sì. Piace anche a te, Gianni Morandi. È bravissimo. Oh, che gli vogliamo dire a Gianni? Suona, suona, mi serve un po' di musica, mi serve un po' di musica. Alfredo, perché hai scelto questa canzone? Te lo posso chiedere? Sì, me lo puoi chiedere. Perché tu l'anno scorso mi hai chiesto di fare delle canzoni un po' particolari, siccome il mio repertorio è cantautorale, sì. E quindi ho fatto fatica un po' a immaginare quelle che potevano funzionare per rispecchiare la mia identità, sì. E questa è una che rispecchia un po' la mia identità, un po'... E la parte tua più grintosa, beh no, forse più grintosa, un po' più rock. Sì, è quella, sì, che scopriremo negli anni futuri. Negli anni, che devi scoprire anche tu ancora. Va bene, grazie, grazie Alfredo per questo momento e per questi ricordi. Luca, eccoci. Mo, è finito di improvvisare? Sì. Ecco, finiamo di improvvisare perché? Diciamo subito che il nostro buon Luca, per chi si fosse perso l'inizio della puntata, il nostro buon Luca quest'anno è in pianta stabile a Consigli per gli Acquisti Show. Una volta al mese verrà qui e da buon giornalista ci erudirà un po' su quelle che sono alcune notizie tra le più curiose, quelle cui anche in una serata come questa, una serata, un martedì sera qualunque, vale la pena però soffermarsi. E io direi, caro Luca, che una bella novità di quest'anno, se la vogliamo dire tutta,
è quella che a scuola si va con lo zaino e il caschetto. Esatto, o no? Assolutamente sì. No, stavo pensando che quando andavamo a scuola noi, cioè io, tu, fino a pochi giorni fa. Ma quanto sei bene. Io ci vado tutti i giorni. Lui, lei tu ci sì, va tutti tu i sì. giorni. Io pure a riprendere mia figlia. Che mio fratello quando... dice tu sei mia sorella ancora alle elementari. Esatto. È vero. Però quando andavamo a scuola noi, noi ci ricordiamo di questi edifici antichi del ventennio, questi banchi un po' vissuti, la muffa sui muri, erano altri tempi, e pensate che a distanza di tanti anni non è cambiato nulla, cioè ci sono ancora la stessa muffa di allora il muschio, i banchi vissuti con la gigomma attaccata sotto. Oh, te la ricordi, certo, la gigomma? Sì. Ma chi è che non l'ha fatto? Era un classico. Dai. E stanno ancora lì. Io la prendo con ironia, però c'è davvero da inquietarsi per lo stato di salute dei nostri edifici scolastici. State vedendo nelle immagini ciò che è accaduto soltanto qualche giorno fa a Teramo, dove la magistratura ha posto sotto sequestro questo bellissimo Bello. Edificio, lo storico Convitto. Istituto Melchiorre Delfico di Teramo. Perché? Perché si sono accorti che mancava il DVR. Che cos'è il DVR? Il documento di valutazione dei rischi, che deve essere presente in tutte le aziende, in tutti gli enti e anche in tutte le scuole. È un semplice documento in cui si prevedono i rischi e si attua anche un piano di prevenzione e protezione, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose. Ecco, che cos'è il DVR? Pensate che in Abruzzo solo il 33% delle scuole hanno questo documento. Bene, il che bella significa cosa. Che i nostri ragazzi, così amabilmente, la mattina si svegliano, mamma vado a scuola, dovrei tornare a meno che non mi cada un calcinaccio in testa. Da qui l'idea del caschetto. Io avevo pensato questa cosa, di proporre ai ragazzi, visto che portano lo zaino, portatevi anche un caschetto. Ma davvero è incredibile tutto questo. Il caso del Delfico di Teramo è soltanto il caso più eclatante, ma veniamo da anni, da mesi, di situazioni comunque davvero paradossali. Soltanto qualche mese fa a Chieti ben due istituti, il Masci e il Savoia, sono stati gli studenti stessi a scendere in piazza chiedere sicurezza, perché vivevano in un degrado assoluto, serrande rotte, non potevano nemmeno alzare la tapparella per fare areggiare i locali, e lavori che andavano avanti in maniera lentissima per arrivare davvero a situazioni incredibili. Una volta noi facevamo sciopero, Mara, te lo ricordi, perché non funzionavano i termosifoni. Certo. Adesso fanno sciopero perché i termosifoni proprio non ci sono. Cioè, non... Poverini. E questo la dice lunga sulla situazione dell'edilizia scolastica nella nostra regione. Qui c'è tutto il discorso edilizia scolastica, almeno per quanto riguarda gli istituti superiori di competenza e la provincia. Ma le province, Paola, non so se lo sapevi, che cosa? Anni fa hanno detto bisogna fare una spending review, bisogna risparmiare, per cui che facciamo? Togliamo le scuole. Togliamo se non è la sanità e la scuola. No, togliamo le province. Ah, certo. Non sì, ci sono certo. più, cioè le province certo, sono certo. degli enti praticamente fantasma. Però le province devono comunque continuare a garantire un servizio sulle strade e sulle scuole. Non ci sono soldi, i soldi arrivano con il contagocce e ci si trova in situazioni del genere. Avrei potuto raccontare stasera tantissime cose, avrei potuto dire dei cervi, avrei potuto... Avrei potuto dire dell'estate caldissima che abbiamo vissuto un po' in Abruzzo sotto tantissimi altri fronti. Mi sono voluto soffermare davvero perché? Su questo argomento
perché è l'idea di base che mi inquieta, certo. Ovvero che la scuola, l'educazione e la formazione, che dovrebbe essere un elemento di assoluta priorità, certo, nella nostra, certo, società, è quella che viene considerata meno. Luca, ma tu che studente sei stato? Io sono stato uno studente mediocre. Non l'avrei detto, sì, sì. Veramente? Sì, sì, sono stato uno studente mediocre, o cioè il minimo sindacale. Facevi filone? No, il minimo sindacale, i miei genitori così ridevano a crepapelle quando tornavo a casa tutto contento, lanciando in aria la cartella, perché noi non avevamo lo zaino, certo, noi avevamo la cartella. Mo' c'è il trolley. Esatto. E beh? Gettavo in aria la cartella tutto contento, ma mi diceva: che è successo? Ho preso 6. Ma pensa come stiamo messi, e io che ripongo in te tutta la mia stima. So. Però sono venuto fuori poi, a lungo termine, a lungo rilascio, come gli antibiotici. Sei un diesel. Chissà cosa ricorda invece dei suoi giorni a scuola Anna Maria di Sidoro. Anna Maria, vengo da te. Te la ricordi? Quanto te lo ricordi? Quanto tempo ci avete? Ma guarda, vediamo, a un certo punto io ti interromperò, tu fino a quel momento vai, para. Scherzi a parte. Ma te lo ricordi che... Me lo che ricordo, scolaretta ma eri? Scuola... Insomma, pure così, tu. Così. Pure tu? Sì, sì. Ma come dobbiamo fare? Ma uno bravo, c'è cioè qua a me? Così, così. Uno che andava bene a scuola. Cioè... Eccola là. Va bene, va bene, va bene. Va bene, non ti parlo di questo bene, anche perché sì, sì, tante cose ti voglio chiedere. Intanto Anna Maria, ma tu Rete 8 la conosci? È una... Come, io li vedo tutti i giorni. Ma che davvero? Tutti i giorni. E stai io così la bene? Mattina, da ci vedi, ma stai bene? Io la mattina, da quanto mi alzo? Veramente? Sì, sì. Ah, a parte dalla rassegna stampa. Sì, sì, tutto. 8 mattina in famiglia, vedi tutto. Sì. Che sì, gioia che ci dai, vedi? Sì. Sono contenta. Sì. E Consigli per gli acquisti show lo conoscevi come programma? No, di la verità, no, di la verità. No, è la verità, no. Ma sai perché sono contenta? Perché quando uno mi dice no, vuol dire che adesso abbiamo un telespettatore in più. Se no era già uno di quelli che avevamo. Dobbiamo crescere. Hai ragione pure. Dobbiamo crescere. Quindi adesso da oggi ci seguirai sempre. Non dire, però sii convincente, fammici credere. No, no, guarda. Fammici credere, illudimi. Dimmi una bugia, ma credici. Poi la prossima volta che vengo me lo chiedi. Oh, che bello. Ah, vuoi tornare già? Come no? Mannaggia, ci sta a prendere gusto. Oddio, abbiamo una diva. Abbiamo una diva. Senti, allora, l'età di una signora non si dice. Io non te la chiedo. 84. Me la dici tu, spontaneamente. 84 anni. 84. Ma guarda che bella che sei. Ci tieni sempre felice alla tua persona adesso perché sei in televisione? Notando, mi piace. Ci tieni? Tanto. Tu sei una di quelle che la mattina si sveglia, si rimette bella in ordine. Pulisco tutto, tutto preciso. Tutto. Ah, tu sei malata di pulizia? Tutto. Come tutto me, fatto. Ma cioè, ci si può uscire? Dobbiamo fare una terapia? Come? Non tu. No, dico, tu sei un'appassionata di pulizia. Sì. Che è un po' una malattia, diciamo. Ma penso proprio di sì. Vero? No, sì, ma perché ne soffro pure io ed è terribile. No, no, è vero. È una schiavitù incredibile. No, hai ragione, è vero. Come è vero. Se ne esce? Tu non ne sei uscita, quindi che consiglio mi vuoi dare? No, io non esco proprio. Non esci proprio. No. Cioè tu praticamente da quando ti svegli, quando vai a dormire pulisci. Sì, sì. Sempre. E vado a letto contento perché ho fatto quelle Lucilla cose. Lucilla sta pensando, quasi quasi la faccio venire a casa mia. Brava, Lucilla, stai buona, Lucilla, no, stai buona. Ma che io lo so. Quanto è bello. Come hai indovinato? Perché ti conosco, lo so. È bello. Ti vedi tutta la casa pulita, ma stai scherzando, che bello pulito, che ti squilla il campanello, non devi tremare, oddio, no, per carità, giusto, no, neanche per scherzo, no, è tutto pronto, tutto pulito, pronto, si apre la porta, avanti, chi sei, chi vuoi, tu sei di Chieti, non l'abbiamo ancora, sì, sì, Chieti, 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 nata a Chieti, vissuta a Chieti, sì, Chieti, Chieti, come si vive? Abito in periferia, però non abito a Chieti. In periferia? In campagna, sì. In campagna, quindi sì, tipo zona con le sotto, Marconi? No, sotto no, il cimitero. Sotto il cimitero, una pace? Beh, veramente sì, si sta bene, sì. Come si vive a Chieti? Si vive bene? Sì, a me piace. Beh, certo. Sono nata, quindi... Bella, bella, stai ma Chieti è bella. Mi fa molto piacere. Tu sei sposata... Allora, andiamo per ordine perché qua le cifre cominciano a scottare, sì, cominciano a scottare. Sei sposata con Alfredo? Sì. Non lui. No. Oh, Alfredo di sti mio, tempi, io mi aspetto Alfredo di tutto, ormai di sti tempi è tutto molto così. Alfredo. E
voglio solo dare un'indicazione, un po' per capire da quanti anni puoi essere sposata con Alfredo. Avete assistito ai 50 anni di matrimonio di vostra figlia. No, ragionateci, Luca fa due. Ma Luca è sbarellato, Luca è smarrito. Cioè, 70 anni. 50 anni di matrimonio. 70 anni. 70 anni di matrimonio, sì. Tu. 50 avevo anni di matrimonio tua figlia. 14 anni, oddio, e mezzo. Avevi beh, una ragazzina. Ma 14 anni e mezzo hai scelto di sposarti perché rinnovo? No, perché ho fatto la fuitina. Che hai fatto la fuitina? Che si sceglie? No, vabbè, adoro. Siete scappati. Abbiamo fatto piano piano. Me la devi raccontare, Anna Maria, ti prego. Guarda, non volevano le famiglie perché eravate giovani, immagino. No, perché era una bambina. 14 anni e mezzo, si può sentire. Oggi come oggi, all'epoca, dai, ci può stare. Eravamo, mio marito 19 anni, era la mamma. Lui maggiorenne. Ragazzi. Però. Oggi c'era la galera, lo sapevi. Lo so. Ma infatti mia mamma è andata dai carabinieri. Oddio. Sì, non sono tornata a casa. Ma tu te ne sei proprio. Ma dove siete andati? A casa di un fratello di mio marito. Ah, facile. E non ci sono arrivati? Non ci sono arrivati a cercare? No. No. Ma non lo sapevo nemmeno. Non ci sono più detective di oggi, non c'erano. Beh, quindi avete fatto la fuitina e poi vi siete dovuti sposare per forza. Sennò sì, disonore. Era agosto, cioè, poi a settembre ci siamo sposati. Ma ti sei mai pentita in questi 70? No. Ha detto no veramente. Addirittura. Ma è un extraterrestre, ha detto no. Mai pentita. Sto andando bene, no. Sto andando bene. Senti, ma sto sant'uomo, no? Che 70 anni deve essere un sant'uomo, no? E tu una santa donna, mettiamolo sulla bilancia su queste cose. Dai, mo te le devo far scemare io, Anna Maria, perché non mi puoi dire 70 anni mai pentita, dai, qualcosa mo mi devi. No, no, guarda, questo sono sincero, retta e corretta, perché veramente mi sono affezionata da morire a mio marito. Oddio, devo dire la verità. Io mi squaglio, quando sento queste cose, perché no, non sono veramente più tempi. Non, ma forse non tempi, sembra nemmeno. Vero, Luci, ma 70 anni di matrimonio, ma che roba. Io neanche se mi sposo oggi faccio in tempo 70 minuti di matrimonio, però, è ancora una cosa possibile. No, non sono per niente pentita, no, no. Dio quanto sei bella, ti adoro, però allora a questo punto mi dici che vita hai condotto. Com'è stata la tua vita, Anna Maria? Faccio un piccolo molto bilancio. Delicato. Perché delicato? È perché sì, perché mica è uno scherzo sposarsi a quell'età, no, certo. 70 anni fa. Certo. La prima maternità quanto avevi? Quando hai partorito? 16 anni. Ma io non sapevo neanche che cosa gli dovevo fare a sta bambina. Ma c'era una bambina tu? Ma no, è la verità. Non sapevo neanche che cosa gli dovevo fare. Scusa, la tua ma famiglia ci sono non riuscita. Ti spiegava? Non ti, beh, sì, ma, che una volta Dio, che roba, una volta difficile. Era difficile. Ma è complesso assai. Era difficile. Però ce l'hai fatta. Quanti figli hai avuto? Tre, una a bordo e due ragazze. Due ci sono ancora, tu e due figli. Comunque che hai assistito ai 50 anni di matrimonio di però, tua figlia. Mi sembra però, una cosa stratosferica. Però ho una bella famiglia. Quanti nipoti? Siamo bisnonni, abbiamo due nipoti. Bisnonni. Due nipotini, sì. Bisnonni. E poi quattro nipoti meravigliosi, tutti e quattro. Secondo me ti chiameranno dopo questa puntata degli scienziati per studiarti. No, c'è dell'anomalia in tutto ciò. Due nipoti meravigliosi, mi vogliono un bene dell'anima. C'è un'ammirazione incredibile, proprio. Ma ci credo. Bisnonni. Sì. Allora, tra l'altro, io so che sicuramente sarà una famiglia felice perché? Perché a parte pulire dalla mattina alla sera, ma sei anche brava a fare la parmigiana, mi dicono, voci di corridoio. È ma vero. Io mi arrangio a fare tutto, un po' di tutto. Ma il tuo piatto, il piatto che ti esce meglio, la parmigiana? Ma che ne so, così allora, hanno detto. Allora, ma mi devi dire una cosa, 4-4-8 mi devi dire una cosa. Sì. Ma tu la melanzana la friggi? Sì. Per forza. Come si fa? No, no, perché guarda, io mostra. È vero. Non sa mo. Luci, inutile che tu fai. Hai fatto la parmigiana? La parmigiana dai, si deve fare. Hai comprato in gastronomia? È fritta, che parmigiana. No, io non la compro in gastronomia, io la faccio e me la mangio. No, tu te la mangi mentre la fai, Luci, secondo me. Me la mangio. Me la mangio pure io. E beh, bravo, così si è buonissimo. Io non lo so perché certe volte le persone arrivano già sazie. Senti, è croccante. È croccante, buono. Sì, no, ma io faccio parte di questo partito, non scherziamo. La melanzana si deve friggere, sennò che parmigiana è. Sì, veramente. Se te la devi mangiare una volta è buona. E
c'è la miseria. La melanzana anche due volte fa la parmigiana, però non è no. Ma ti piace cucinare tutto, Anna Maria? Sì, sì, tutto. Tutto. Beh, tu fai la pasta tutti i giorni, la pasta fatta in casa tutti i giorni. Io faccio la pasta, li faccio io, pasta all'uovo, lasagne, tutto. Non esiste, ballo, sì. Ravioli, tutti i giorni no, però me li faccio bei vassoi, li metto congeli, al congelatore. È sempre pronto. Quando arrivo, sta tutto pronto. Sì. Sta pronta la parmigiana, sta pronta la pasta all'uovo, sta pronto tutto. Che cosa bella. Quindi casa tua è sempre piena. Ma quando tra figli, nipoti. Vengono, sì. Vengono, sì. Ma io posso andare avanti a fare interviste, mi si scioglie il cuore. Questo sottofondo musicale, lei che ti parla di pronipoti. Di, no, ma è una roba. Senti, Anna Maria, ti posso inserire nel palinsesto? Mi vieni per favore tutti i martedì sera. Senti, ma io adesso questa cosa mi colpisce, però tu in tutto questo, famiglia, casa, cura di sé, sei riuscita a inserire anche il lavoro. Tu sei una pensionata. Ma io ho lavorato in una casa di riposo. Tu hai lavorato in una casa di riposo. Cosa facevi nella casa di riposo? Lavoravo a pulire gli ammalati, a pulire le camere, a fare lavori. Quelli sono veramente lavori. Lavori, Per quanti anni hai lavorato nella casa di Ma riposo? Ma non molto. Non molto, no. 15-16 anni, però ho lavorato altre cose, ho fatto quindi altri posti, non certo. È che ho fatto solo quello, ma ho lavorato sempre. Hai lavorato sempre? Sempre. Ma anche sempre. Perché abbiamo conciliare lavorato tutte queste... e due, perché... Che fa tuo marito? Che faceva? Ha lavorato proprio tanto. Adesso purtroppo è poverino. Ci sta seguendo adesso, lo salutiamo. Ma quanto Alfredo. È bello, sì. Quanto è bello. Ciao tesoro, sì. Ciao tesoro, vi prego, guardi, io non ce la posso fare. Ma non ce la posso fare perché è troppo bello. Ma io voglio immergermi in questa. Io devo tornare a crederci in queste cose. Ma io, come dico io, dico tanti. Perché ormai. Ma Luci, ma chi ci crede più a sta roba? Ma perché? Guarda, veramente è un allora, esempio. Però, fermi tutti, ma questa è un'occasione imperdibile. Adesso ci devi dire come si fa. Esatto. No, perché mo va bene dalla regola. Va bene tutto. Guardate, e c'è un segreto? Non ci sono regole. Senti. No, però un segreto ci deve essere, ti prego. Non ci sono regole. Non c'è il segreto. Perché non è che non abbiamo mai litigati. Certo, perché mio marito era giovane, un tradimenti, bel ragazzo. Tradimenti? Che ne sai? Tu dici, che ne posso sapere io? Io per il momento la conciatura me la faccio alta, poi... No, mettiamoci pure quello, perché... Ci può sta. Ma come no? Ci sta bene pure. Ecco perché è arrivata a 70 anni, mo capisco tante cose. Ci sta bene pure, perché... Hai capito? È quello, la vita è... Ma dimmelo loro, ma tu l'hai tradito. No, quando è calmo. Non ti ha mai tradito, Alfredo. No, Alfredo, per favore, stai calmo. Non ti ha mai tradito. Hai detto quanto è caro. Quanto è caro tesoro. Ma quando è caro tesoro si dice pure dopo. Tu non ti preoccupare. Però non ha mai tradito, Alfredo. Se hai dei dubbi, se avevi dei dubbi, lo sa. Perché voi vi dite tutto. Dai, qualcosa non ve lo siete detti, se no non può durare 70 anni. Beh, io gliel'ho detto. Se vi siete detti tutto, non può durare. Io gliel'ho detto, mio marito forse non me l'ha detto, ma io gliel'ho detto tutto, veramente. Alfredo, mio marito pensa proprio quando di no. Più tardi tua moglie tora, se nel frattempo ti sei bloccato sulla poltrona, perché a quest'ora tutto può essere, diglielo. Certo, che si può perdere, Senti, vabbè, mo ti cambio discorso perché stai sudando. Questo è il caldo, questi sono i riflettori. Qua fa caldo. Senti, ma tu sei anche un'appassionata di giardinaggio. Mi piace, sì. Ti piace? Ma c'è una cosa che non ti piace? No. Niente. Ti piace fare tutto? Quello che posso fare, che so fare. Sai cucire? Faccio pure qualcosettina così, sì. Sai fare pure queste cose qui? Sì, faccio le pieghe alle gonne, faccio le pantaloni, faccio tutto. Mi faccio una gonna per me, c'è un'artista, un'artista della Avete vita. Domande per la signora Anna Maria? Vai, mi chiedevo che non esiste intelligenza artificiale che possa replicare una cosa del genere. Bravo. Ti sto applaudendo, grazie. Bravo. È vero. È questo che dovremmo cercare di capire in un'epoca in cui... È vero. È un patrimonio dell'umanità. Vabbè, a me viene mia figlia sotto e mi dice, mamma, 84 anni, come fai a fare tutto questo? Che Dio ti benedica.
Ma è perché mi dico, ti vengo a aiutare, ci vengo, ci sto. Mamma, non ti preoccupare, va a fare le cose alla casa. Cioè, tu ti prendi cura di tutti. Nipoti, sì, pronipoti, adesso, marito, figli. Non è che lo posso fare, lo posso aiutare, perché purtroppo tanto anni... Quello che puoi fare, quello che puoi fare. Se faccio a casa, non posso fare. Senti, a casa. Senti, ma è vero che ti piaceva ballare? E tanto. E che ballavi? Quello che sapevamo fare, cioè, prima. Valzer. Tango, valzer, tango, polka, valzer. Tutto, sì. E non ballate più adesso? Mio marito ha avuto un ictus. Annaggia, questa è una cosa brutta. Nel 2021, era giovane ancora. Ma sta bene adesso? Sta bene, insomma. Ti mandiamo un abbraccio, sì. Ti mandiamo un abbraccio, Alfredo, un abbraccio da tutti noi. Ciao, Anna Maria, Alfredo. Guarda, noi siamo qui, la strada adesso la sai, ma io conto. Venire, guarda, perché sì, a me questo mi fa ti bene. Ti sta piacendo, vero? No, ma mi fa pure bene. Ma io ti rivoglio, ritorna. E adesso vediamo quando. Portaci la ricetta della parmigiana. Ecco, ma vuoi venirci a dare qualche ricetta? Portaci la parmigiana. Brava Mara, portaci la parmigiana, diciamo la ricetta. Vogliamo la teglia. Ma ce la porti veramente? No. No, vabbè, io alla fine, la perché fuori. No? Ma noi ce la mangiamo, guarda, non scherzare con noi sul Sarò, perché questo per noi è roba seria. Guarda Antonio come cancella, schifa, guarda, scusa, sta a fare le caricature. La parmigiana. Ma che roba, Antonio, io sto per venire da te. Sei pronto? Io sto, adesso lancio i consigli. Adesso lancio i consigli per gli acquisti, poi vengo da te perché voglio vedere la caricatura che stai facendo. Anna Maria, ti vogliamo un gran bene. Grazie tanto. Stai sempre con noi da casa. Grazie. Qui e ormai sei come creato, come dire, creato un filo, non riesco a parlare, ma emozionato. Beh, sei creato un filo che non voglio rompere. Va bene? Dio. Andiamo con i consigli per gli acquisti. Dove dovete andare? Ma devi. Vai. Samuele, un bacione dalla nonna. Rashida, ciao tesoro, vi voglio bene. Ricompongo ciao. Il cuore e torno da voi. Bene, veramente, gli acquisti. Sì. Guarda che no. Questo è un angelo. Sì. Eccoci qua con il cuore in pappa, ebbene sì, se vi siete collegati soltanto adesso, ma come ve lo riassumo quello che è successo qua? Niente, roba, tanta roba, ma adesso è tutta la puntata che ogni tanto il mio occhio se ne va a destra, la mia destra, e vedo Antonio, Masciantonio, Antonio, toc toc, salve. Siamo qui? Ehi là, ti posso disturbare? Posso disturbare? Perché sì. È un disturbo, immagino, stai creando? No, per carità. Non ti arreco, disturbo? Posso no. introdurmi? Facci molto pure. Bene, grazie. Allora, scherziamo, ma Antonio, Masciantonio, parte complimenti a mamma e papà, originale questo nome. Sì, non saprei dire se all'anagrafe non avessero fantasia oppure se erano amanti della poesia, insomma, cioè, o una o due le cose. La seconda forse ha un po' più di... no? Scrivo qualche poesia ogni tanto, forse sarà per lo quello. Lo vedi? Era il destino che ti portava già questo nome. Antonio Masciantonio, ma tu sei fumettista e caricaturista, ok? Principalmente fumettista? O no, tutte e due pari modo? Un po' di tutto, più che altro illustratore preferisco. Ah, illustratore, ok, grazie avermelo detto, perché illustratore mette insieme tutto poi probabilmente, no? È l'arte del disegno, e questa matita consumatissima la fai galoppare, Antonio. Sì. È la tua prima forza vitale, spinta vitale questa del disegno? In realtà penso di aver voluto vivere una vita circondato dall'arte, arte non solo grafica ma anche performativa. Io bazzicavo da una scuola di teatro all'altra, infatti nel vostro cast fisso Fabio sì. Di Cocco. Come no? È stato conosci il mio primo Fabio? Insegnante di teatro in assoluto. Ma veramente? Veramente sì. Allora sarei bravo a recitare nelle mani del nostro Fabio. Lo spero. Vabbè, primo insegnante, vuoi che non mi abbia insegnato bene? Certo. A proposito di insegnante, tu vorresti essere un insegnante, vero? Come stavo stai giustamente aspettando... dicendo anche alla nostra ospite, Lucilla. Io adesso sono iscritto attualmente all'università per dare degli esami integrativi per poter insegnare storia dell'arte e disegno alle medie. Ecco,
perché, vi spiego, succede tutto con le classi di concorso, qualcuno non so no, se no, ma non ci spiega come funzionano le classi di concorso, no, Antonio, se peccato, perché c'è una battuta dietro, va bene, no. Ah, c'avevi la battuta, scusa, no, allora, ti prego, se dillo. Se vuoi insegnare arte, prendi la 01, storia dell'arte a 54, per avere queste classi di concorso, o studi tanto o paghi tanto, visto che ultimamente va di moda pagare, qui il problema non è se A1 o A54, il problema è se ha i soldi, insomma, diciamo un po' un modo per ridere su a questa situazione che purtroppo rende... Tirati su, Antonio, tirati su, la vita è bella, io e tutto può succedere. No, tirati anche, su, non è che ti sto cacciando, mo si alza, tirati su, si alza e se ne va. Senti Antonio, veniamo dunque, hai disegnato tutto il tempo, io parlavo, mi giravo e tutta tata, parlavo, mi giravo e tutta tata, hai scelto di fare la caricatura di chi? Degli ospiti della tutti. Serata. Hai fatti tutti? Ma veramente? Quella dei conduttori ospiti fissi è già pronta da tempo, solo che a casa con la febbre, sai, non l'ho voluta portare perché sennò contagiava tutti. Aspetta, con calma. Tu hai fatto la caricatura tipo mia, di Alfredo, sì, esatto, di Luca, e l'hai lasciata a casa. E io di questo ti ringrazio. Questo si chiama dignità e decoro. Detto questo, non so quanto possa essere buono per gli altri ospiti detto da te, cioè, perché sembra che stiano per andare incontro a chissà quale... No. Ma non interpretatemi, terrificante. No, ecco, in effetti, guardando questo disegno, forse. Ma perché? Perché la caricatura mette in evidenza generalmente la parte più caricaturale e si usa di no, e quindi se uno accentua i difetti eccolo di una persona, è quello, è per quello che io dicevo meno male che l'hai lasciata a casa, e dai su, era facile, mo devo spiegare le battute però che, allora quindi ci sono Lucilla, Anna Maria, Lucilla, sì, e Mara. Ci sono Anna Maria, Mara, e doveva esserci un quarto, ma ce la fai inquadrare? C'è un quarto ospite, chi è il quarto? Pensavo ci fosse un quarto ospite, vabbè. Hai lasciato uno spazio. C'è uno spazio per un eventuale quarto ospite, sai. Vabbè, mo è finito il tempo, quindi niente. Vabbè, allora così, tre, basta, fiorellino. Praticamente allora ho finito. Ma lo fai, ce lo fai vedere, sì, lo inquadriamo? Sì, giusto un ultimo ritocco. Vabbè, giusto per non... Sono curiosissima. Io lo ringrazio prima di vederlo. Ecco. Mi assicuro. Ti assicuri di essere stata gentile, perché poi potresti non esserlo, almeno. Io ci sto mentre mangio pallotto caceova. Vabbè, insomma, mangio... diciamo, si tratta... Lo ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Ma, cioè, ma poi praticamente... è bravissimo, noi scherziamo, eccolo Antonio qua. È bravissimo. Voglio vedere, inquadriamo, facciamo un bel primo piano, lo vediamo... No! Ma sei bravissimo! Ma è bellissimo! Lucilla, le pallotte caceove. No, aspetta, caceo. Lo voglio vedere ancora, ancora, inquadra, Danilo, ti prego. Guarda le pallotte. Guarda! Anna Maria, lo sguardo un po' perso. Mara. Ma guarda, Mara, vista... però il capello è quello, Mara, il capello è quello, eh. Guarda, Antonio, io... Cioè, anche meglio della realtà. No, perché da lontano vedevo... Antonio, ma tu sei un bravo vero. No, davvero. Antonio, ma tu mi devi venire a fare le caricature, sei veramente, ecco, bravo. Ecco, parliamone. Il fatto è che mi volevo proporre... Lavoro, si è messo agli altri. Mi volevo proporre semplicemente come caricaturista del cast, cioè, ma questo dipende da voi. Vuoi venire a fare le caricature? Non c'è problema, tanto io ho fatto scienze della disoccupazione e sono disoccupato tutto il tempo, quindi figuriamoci. Il castura striscia. Che meraviglia, sì, mi piace questa, a parte che sei bravo vero, adesso stiamo scherzando, ma tu sei bravo vero. Sei bravo vero, tra l'altro noi abbiamo avuto occasione in un altro programma, altri tempi, di conoscerti, e sei anche un fumettista serio, perché tu hai fatto un fumetto sulla resistenza in Abruzzo, cioè è roba seria, qua noi stiamo scherzando perché a quest'ora, scusateci, ci viene facile scherzare, vero, dopo a conclusione di una dura giornata, però insomma tu... Ma la tua famiglia cosa dice di questo tuo, di questa tua propensione? Mi fiera di te? Mi sostengono, ecco, al 100%. Mi dicono vai fuori, esci, io sono l'unico che invece... Cioè tutti i genitori dicono al figlio entra dentro, non stare sempre fuori. Loro invece, cavolo, dicono vai via, io sono l'unico controcorrente, per così dire. No, ma a parte questo mi sostengono al 100%. Veramente, è una famiglia dove mi sento molto fortunato, non mi hanno mai fatto mancare nulla, oh, un'infanzia bello, serenissima.
ci vorrei tornare a momenti nell'infanzia serenissima. Ma questo un po' tutti, ma questo un po' tutti. Sì, vero, mi sostengono, quindi credo di aver risposto. Ma scusami, ma tu vendi le tue caricature anche in giro oppure lo fai per, come dire, hobby e sport? Ci ho provato, però insomma poco feedback, pochissimo feedback. Beh, ma ti dovresti mettere nelle piazze, sai, i classici luoghi, un po' dovresti nelle la piazza di Spagna a Roma, per esempio. Piazza di Spagna a Roma, forse no. Magari... magari anche però piazza San Giustino magari... a Chieti fai prima magari mi devo solo informare per evitare di essere portato via di peso dalle guardie, sai, insomma, non lo so che trafila bisogna fare, magari se voi lo sapete diamogli qualche consiglio ad Antonio, perché è veramente bravo, e quindi ci hai promesso che torni a fare altre caricature, va bene, chiamate, arrivo, tanto io abito vicino, considerati chiamato. Ah, abiti qui, sei di Chieti? No vicino, sei? Tu sei di Pretoro? Da qui sono, ma tu non sei di Pretoro? Come si vive a Pretoro? Io sono sempre curiosa di sapere come si vive in Abruzzo. Io devo stare ben attento a come parlo, perché potrebbe essere pessima pubblicità. Sentito qualcosa. Oddio, di devi cattivo. Dire una cosa brutta. Si vive benissimo, si vive no, benissimo. Sei sincero, però perché non essere... siamo sotto la montagna, quindi si respira aria in montagna che si sa, fa tanto bene. C'è un panorama che ci invidiano. Molti che vengono spesso, insomma, dove lavora mio padre, guardano la finestra, vedono il mare. Loro pensano, noi siamo in montagna e vediamo il mare, dicono, dottore, lei è fortunato ad avere una vista così. È un bellissimo... bellissimo panorama, oltre che aria. Dai, che bella Pretoro, dai, che bella, e si vive bene in tutto l'Abruzzo. Ma adesso non per fare veramente in maniera generica, però l'Abruzzo offre tanto. Non fa sta faccia, Andoia, su, dai, faccia. Antonio, prima di salutarvi tutti, intanto in bocca al lupo e tanto torni, perché l'hai detto, torni. Ma prima di salutare tutti, mi devo fare una piccolissima correzione, perché ho dato una data sbagliata prima. Vi ho detto il 13 dicembre che ci sarà il primo match. No, è il 18 di ottobre che ci sarà il primo match all'Auditorium Petruzzi, e che è quello sold out. Invece per il 13 dicembre, sempre al Petruzzi, ci sono ancora... C'è un evento speciale. Perché sì, festeggiamo sì. I 10 anni dal primo match qui a Pescara. Ok. Match di improvvisazione teatrale, però noi vorremmo te ospite. Io ospite a fare improvvisazione o a guardarvi? Quello che vuoi. Noi accogliamo. Padre, perdona lei perché non sa quello che dice, non lo sa. Oh, io mi diverto, Io faccio matita. Io ci vengo pronti. Quando? Dunque, ho detto io adesso. I 10 anni, il 13 dicembre, 13 dicembre. Sempre presso l'Auditorium Petruzzi. Invece il prossimo imminente, questa settimana, il... Vengo il 13. Vabbè, mi devo preparare, non me lo puoi dire così, da mo' al 18. 18 ottobre. Sì, va bene adesso. Vi aspettiamo. Adesso. Va bene, grazie Mara, veramente cercate in rete TIC, Teatro in Corso, che poi TIC è figo, è molto carino e resta in memoria. Di questo devo ringraziare mia nipote che ha 6 anni e ha coniato il nome. Ah, lei è stata brava. Lei. Dopo 9 mesi di ricerca nel gruppo, un giorno vado a casa e dico, ho chiesto a mia nipote, tu come lo chiameresti una scuola di teatro in evoluzione, in corso? E lei mi ha detto Teatro in Corso. Vabbè, più logico di e così. Quindi, l'acronimo TIC, quindi la ringrazio. In bocca al lupo, anche perché sono riaperti i corsi, insomma, nuova stagione, e all'inizio si deve veramente augurare sempre il meglio. Andate. Venite a provare. Lucone, vabbè, noi ci rivediamo tra un mesetto, sei qui. Oh, becca una notizia, mi raccomando, di quelle che fanno stare lì davanti alla TV così. Ah, va, così. Così. Vediamo vabbè. Quello così. Che succede. Può succedere tutto in questo mese. In questo mese tutto può succedere. Dopo la mia dichiarazione. Vabbè. Possiamo parlare anche d'amore? Oh, ma una bella notizia d'amore ci sarà da qui a un mese? Se no fatela succedere voi, almeno Luca potrà raccontarla. Si scherza, siamo ai saluti ormai per dire che siamo alla frutta. Lucilla Luciani, grazie. Ritenne scriven. Volevo fare un omaggio a questa ragazza che ha disegnato questo ulivo con i fondi di caffè, si chiama Gabriela Panait. Ecco. Brava, ma così tu all'improvviso. Sì, perché era l'unica, insomma. Gabriela. Andava citata, perché non l'avevi citata. Brava. E quindi brava. Vi aspetto il 20 ottobre a Rosciano. Perfetto, Anna Maria.
che ci dobbiamo dire? La teglia. La teglia. La teglia è sicura. La teglia è sicura. Speriamo che viene il giorno in cui ci sei anche tu, Luca, se no la tua porzione. Se no, non lo facciamo. No, per me tutti. Quando torno sì, mo aspettiamo un mese, va da te. Vieni apposta. Dai, tanto stai sempre in redazione, qui a Rete8, pure la sera, lui. Grazie Anna Maria. Dai un bacione ad Alfredo. Ti aspettiamo presto, prestissimo. Allora, a questo punto, oltre a ringraziare ancora Antonio Masciantonio, il nostro Alfredo Scogna, senza il quale no, non si può più stare. Grazie Valeria Di Berardino, te la sei risa oggi, ti ho visto stasera ridere. Allora grazie anche a Danilo Cinquino, alla regia, Alberto Capo, Francesco Berardinelli, grazie ad Andrea Di Fabio, grazie a Cristina Donatelli, grazie anche ad Albano Paolinelli, ma quanto sono belle le rime. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, ore 21. Oh, ma non ho ringraziato Alberto Capo e Francesco Berardinelli? Sì, l'ho detto, scusate, ma io a quest'ora comincio a perdere i colpi, vi ringrazio due volte, ci vediamo martedì prossimo ore 21, ciao.